Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli ed oggi ho deciso di fare questo video per te che hai fastidio e prurito sulla cute. Allora, la prima cosa che devi sapere è che il prurito di solito si manifesta proprio nel cambio di stagione, quando la nostra cute viene sottoposta ad un certo stress, che appunto può essere il cambiamento climatico. Ora, prima di capire quali sono i rimedi giusti per te, proviamo a capire quali potrebbero essere le cause che ci provocano questa forte sensazione di prurito. Allora, sicuramente la prima causa è una secchezza importante della cute, una secchezza che non solo appunto può dipendere dal cambio di stagione, ma una secchezza che può invece dipendere dall'uso per esempio di styling, lacche, gel e cosmetici troppo aggressivi per la nostra pelle, oppure può dipendere da un forte stress, oppure ancora più spesso può dipendere dalla tinta che fai, spesso magari capita di farla ogni 2 mesi, con ammoniaca, quello per esempio è un altro motivo di stress del cuoio capelluto. Ebbene, quindi quali sono le soluzioni migliori? Sicuramente il consiglio parte dall'utilizzo dello shampoo. Cerca di acquistare uno shampoo giusto, uno shampoo che non abbia tensioattivi aggressivi o agenti a base schiumogena, perché quelli vanno ancora di più a disidratare e a infiammare ulteriormente la cute. Il secondo consiglio che voglio darti è quello di effettuare un impacco idratante sulla cute almeno 1 o 2 volte a settimana, per esempio a base di gel di aloe. Tu stesso puoi preparare da solo questo impacco andando a spremere le foglie di gel di aloe ed applicarlo con i polpastrelli prima di fare lo shampoo, tenerlo in posa magari 1/4 d'ora, 20 minuti, risciacquare bene con l'adeguato shampoo e vedrai che troverai un notevole sollievo. Volevo aggiungere l'ultima cosa, che molto spesso questo prurito può essere provocato da patologie del cuoio capelluto come psoriasi e dermatite seborroica. In questo caso accertati prima quale sia la causa, fai riferimento sempre ad uno specialista, magari un medico dermatologo, che saprà consigliarti la soluzione migliore per te. Se vuoi approfondire ancora di più l'argomento, puoi lasciare un messaggio qui sotto il video. Ciao!